tutti, siete numerosi, vedo. È impressionante quello che ha suscitato questo caso. Buongiorno a tutti, mi ripeto, e mi dimetto dalla carica di sindaco. Il calcolo avrebbe voluto che questo avvenisse quando mi è stato chiesto dal direttorio. Avrei fatto un'uscita in grande stile, molte polemiche in meno e una ricandidatura tra gli applausi. A me tutto questo, insomma, non interessa, penso che sia chiaro. Faccio delle scelte di principio e non faccio delle scelte di convenienza. La scelta di convenienza è stata fatta dal Movimento, che in questo momento, alle luci delle mie dimissioni, si deve assumere nei confronti della città di Quarto la sua responsabilità. Scelta dovuta al clamore mediatico, visto che la posizione del Movimento nei miei confronti è cambiata così tante volte durante i 15 giorni dallo scoppio del caso Quarto, senza che in realtà sia cambiato nulla rispetto alla questione giudiziaria. Prima gli 8 punti con cui si dimostra che i voti di De Robbio non sono decisivi e che possiamo continuare ad amministrare la città. Poi arriva il 6 gennaio e l'attacco mediatico. Io rimango ancora e sono tutt'oggi parte lesa dell'indagine, ma il direttorio il 9 gennaio mi comunica con una telefonata che devo dare le dimissioni. A quel punto chiedo un incontro perché ritengo di avere il pieno diritto che mi venga almeno detto di persona quanto deciso e il perché. L'incontro avviene il 10 gennaio, prima del flash mob indetto dai cittadini di Quarto. In quella sede Roberto Fico, Luigi Di Maio e Carlo Sibilia mi propongono di dimettermi in piazza con il loro appoggio e la loro presenza. La loro presenza al mio fianco, ovviamente. Ma io mi rifiuto, prima di tutto, perché non lo ritengo giusto nei confronti dei cittadini onesti di Quarto che hanno affidato a me il loro voto. Ed inoltre, perché non avrei avuto modo di decidere insieme ai miei consiglieri anche loro espressione della volontà dei cittadini di Quarto. E che non meritavano di apprenderlo in quel modo nella piazza durante il flash mob. Ma succede ovviamente che durante il flash mob, in presenza di molti dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Campania, che erano lì per sostenermi insieme ai cittadini di Quarto, sul blog di Beppe Grillo appare un comunicato con cui si chiedono le mie dimissioni, ufficialmente. Ufficialmente perché sono accusata di omessa denuncia. Da chi? Dalla magistratura? No, ovviamente. Dal Movimento, anzi dal direttorio. Omessa denuncia di una situazione di cui lo stesso direttorio era a conoscenza. Fino al nuovo cambio di versione delle motivazioni dell'espulsione, di cui vengo a conoscenza però solo dinanzi alla Commissione Antimafia, in cui mi viene detto che anche un solo voto della Camorra è fondamentale per chiedere le dimissioni, quindi non è l'omessa denuncia. E allora chiedo formalmente, da parte mia e da parte dei cittadini di Quarto, offesi da questo voltagabbana continuo, di spiegare perché i voti che i consiglieri regionali hanno preso a Quarto sarebbero diversi dai miei. Perché la coerenza morale non la si può chiedere, la si deve in primis esercitare verso se stessi. Ed ora veniamo a cosa ha prodotto tutto questo e quali sono le conseguenze di questo comportamento irresponsabile del Movimento. L'amministrazione del Movimento 5 Stelle Quarto va a casa. Dopo il flash mob ho chiesto ai miei consiglieri se se la sentissero di combattere una battaglia difficile. Contro un sistema di potere che ha devastato Quarto per troppi anni. 15 consiglieri, che sono 15 uomini e 15 donne, che hanno detto che avrebbero lottato con me, li ho guardati negli occhi e ci ho creduto a queste promesse. Evidentemente ci ho creduto solo io. È iniziato lo stilicidio delle dimissioni dei consiglieri con motivazioni ridicole per chi a giugno aveva assunto su di sé la responsabilità di amministrare questo paese. Io ho fatto un giuramento. Ho fatto un giuramento e l'ho rispettato, finché ho potuto. Gli altri invece, quelli che si sono dimessi, evidentemente credevano di andare a fare una gita fuori porta. Arriviamo a ieri l'altro, mi sottopongo alle domande della Commissione parlamentare antimafia, che si aggiungono a quelle della Procura in cui, ricordo, sono parte lesa. Una giornata durissima, ma sempre convinta di farlo per ristabilire la dignità alla città di Quarto e a tutta questa amministrazione.
Ieri arrivo in comune ed apprendo che anche il Presidente del Consiglio vuole dimettersi. È davvero, ovviamente, troppo. Per questo e per tutto quello che vi ho detto, ho deciso di lasciare. Lascio dopo 7 mesi che mi sono sembrati anni, sono stati in effetti abbastanza difficili, però la mia non è una resa, è un gesto di responsabilità e di amore per Quarto che non può essere, insomma, denigrata e strumentalizzata in questo modo. Questo è il momento di ringraziamenti, sono un po' lunghi, mi perdonerete. A questo punto ringrazio le persone che mi hanno accompagnato in questo viaggio con onestà intellettuale e morale e se mancheranno alcuni nomi non sono dimenticanze. Ringrazio Andrea Perotti, vice sindaco, che ha lavorato e creduto instancabilmente in questo progetto, forse anche più di me. Ringrazio Donatella Alessi, assessore agli affari generali e legali, professionista capace ed esperta ed amica speciale. Ringrazio Francesco Pisano, assessore alla legalità, che ha insegnato a molti cosa vuol dire essere una persona di parola. Ringrazio i miei consiglieri, Anna Perotti, Giorgio Fontana, Giovanni Losardo, Salvatore Di Mare, Daniela Monfregola, Vincenzo Dipinto, Roberta Buiano, Marco Pavia e Gianluca Carotenuto. A loro che sono rimasti compatti al mio fianco per il bene di Quarto, senza cedere, va il mio ringraziamento più sincero. Devono uscire da quest'aula consigliare a testa alta per aver resistito su una barca in tempesta senza scappare come topi. Ringrazio le opposizioni presenti in quest'aula e ricordo inoltre che nei prossimi giorni partiranno i lavori per le due strade che erano completamente senza illuminazione, partiranno anche i lavori per la villetta comunale. Inoltre a Quarto nei prossimi mesi sarebbero dovuti arrivare i fondi per il PAIS, il patto di sindaci che dovrebbe portare, se utilizzato bene, 40 milioni a Quarto entro il 2020. Inoltre spero che senza amministrazione politica continuino i tavoli di lavoro per il dissesto idrogeologico e che anche continui quel progetto di sport sociale che ha contribuito e ha portato a tutto questo. Grazie a tutti.